Ben ritrovati con AgriMag News. Siamo in un oliveto perché si parla tanto di olivi attaccati da questa patologia, la xylella fastidiosa. Ebbene, trattamenti sì, trattamenti no. È una questione molto importante. I trattamenti sono necessari per controllare il vettore. Sono indicati dei prodotti che vi spieghiamo in questa scheda. L'Assessorato all'Agricoltura della Puglia ritiene che a seguito del monitoraggio degli insetti vettori della xylella è stata rilevata la presenza sul territorio dello stadio adulto di Phyllenus spumarius, cosiddetta sputacchina, vettore principale del batterio. L'adulto è alato e si sposta dalle erbe spontanee alle piante di olivo su cui, nutrendosi di linfa, può acquisire il batterio da piante di olivo infette e trasmetterlo a piante sane. La forma giovanile è stata combattuta nei mesi di marzo-aprile attraverso le lavorazioni meccaniche del terreno. Ora è necessario intervenire contro gli adulti con due trattamenti specifici da effettuarsi nel periodo di maggio ed agosto. Il primo trattamento è da effettuare subito. Per il secondo trattamento saranno fornite indicazioni dal Servizio Fitosanitario Regionale. Le aziende condotte in integrato devono utilizzare insetticidi già specificatamente autorizzati su olivo nei confronti del vettore a base di acetamiprid e deltametrina. Le aziende condotte in biologico, la Regione tramite osservatorio fitosanitario ha avanzato richiesta al Ministero della Salute di autorizzazione eccezionale dei prodotti a base di spinosad e olio essenziale di arancio dolce, già in uso e autorizzato in agricoltura biologica. L'impostazione allarmistica riguardante l'obbligo di effettuare due trattamenti contro il vettore è privo di qualsiasi fondamento scientifico, in considerazione che su olivo sono già autorizzati e impiegabili a regime di protezione integrata 56 sostanze attive, tra le quali 20 ad attività insetticida che comprendono 4 sostanze appartenenti ai piretroidi, compresa la deltametrina recentemente autorizzata per l'impiego contro il vettore. Dalle schede tecniche dei prodotti fitosanitari abbiamo visto che alcuni sono veramente a basso impatto ambientale, si degradano facilmente nel terreno, ma è soprattutto importante in questa fase di emergenza salvaguardare la continuità della nostra cultura, l'olivo che è il simbolo della Puglia, e quindi proteggerlo e tutelarlo per lasciarlo anche alle generazioni future.